È stata la destinazione delle vacanze preferita da generazioni di sudafricani. È la città degli squali, dei campi da rugby e delle spiagge. Questa è Brighton Beach, che si estende lungo la famosa scogliera. E proprio dietro quel promontorio si trova la città per antonomasia di questa costa, Durban. Un incrocio di culture in cui africani, indiani ed europei si incontrano formando un turbinio di colori, sapori e tradizioni. Per aiutarmi a conoscere questa nuova costa ci saranno i nostri esperti che ci accompagneranno durante questo magnifico viaggio. Eleanor esplorerà una misteriosa palude di mangrovie. È fantastico! Gavin suderà parecchio perché imparerà a estrarre il ferro alla maniera dei legionari Chaka. Abbiamo tutti gli elementi qui. Terra, fuoco e ora pioggia. Nomalanga incontrerà la nipote di uno dei più grandi uomini del XXI secolo e ci racconterà la sua storia. Mentre lo scrittore Max Dupré tornerà con noi per ricordare la vita leggendaria del potente Chaka, il re che trasformò questa regione. Un sublime paradiso tropicale, sole perenne e spiagge meravigliose. A questo posto non manca proprio niente. La città di Durban fu fondata nel 1824 quando un gruppo di truppe britanniche si insediò oltre questo promontorio, chiamando la città con il nome del loro capo, Lord Benjamin de Urban. Da allora divenne un presidio coloniale, l'ennesimo avamposto dell'impero britannico, un porto strategico e un faro per i vacanzieri. Ma forse non tutti gli abitanti della città sanno che solo un secolo fa era anche il centro di una delle attività più redditizie e sanguinose di questa costa, la pesca delle balene. Gli Zulu hanno dato a questa regione il linguaggio, gli inglesi hanno lasciato l'architettura e gli indiani hanno infuso il loro gusto e la loro tradizione. Ma il commercio delle balene fu portato qui da due norvegesi. Jacob Edevant era il console norvegese qui a Durban nel 1907. Nuotando al largo di questa costa, si imbatté in quella che sembrava essere una potenziale rendita infinita. Così, insieme al compagno norvegese Johan Brudis, portò il commercio delle balene in Sudafrica. E questo è quanto ne rimane oggi, nonostante l'impresa fosse durata sotto diverse forme per oltre 70 anni. All'arrivo dell'inverno comparivano le balene, che si spostavano lentamente verso nord in cerca di acque più calde. Per i norvegesi questo marcava l'inizio di 5 mesi di carneficina. Il primo anno uccisero il numero sbalorditivo di 108 balene. Le trascinavano nel porto di Durban per trasformarle in un prodotto alimentare su scala industriale. Ma quello delle balene non è soltanto un commercio sanguinario, ma è anche un attentato all'olfatto. Il tanfo di giganteschi barili di grasso bollente e carne di balena in decomposizione misero a dura prova gli abitanti di Durban e dopo appena un anno la fabbrica fu trasferita da questo lato del porto al lato opposto della scogliera. Qui, nei nuovi stabilimenti, l'industria fiorì. Le carcasse venivano trascinate il più velocemente possibile da questa parte.
E dato che in tutto il mondo la domanda di carne di balena cresceva, anche la produttività doveva aumentare. Non c'era nessun freno a questa attività, finché le due guerre mondiali fermarono le operazioni di pesca. Insieme alla tecnologia migliorava anche l'efficienza nella cattura delle balene. Arpioni esplosivi, velivoli da avvistamento e lo sviluppo della tecnologia sonar trasformarono questa attività in un massacro e negli anni 60 la popolazione delle balene subì un forte tracollo. Camminare attraverso queste camere della morte è spaventoso. È incredibile. Si riescono a percepire le atrocità avvenute qui per decenni. Le tracce del grasso di migliaia e migliaia di balene che ha permeato questi pavimenti di cemento e mattoni è ancora evidente. Non fu la scarsità di balene a uccidere l'industria baleniera di Durban, bensì la scarsità di petrolio. Nel 1974 l'embargo sul petrolio del Medio Oriente fece aumentare vertiginosamente i prezzi. Da un giorno all'altro diventò troppo costoso lavorare animali grossi come le balene. La perdita dei profitti fu la salvezza delle balene di Durban. La loro caccia si fermò nel 1975, quando finalmente si capì l'importanza della salvaguardia delle balene rimaste sul pianeta. Ma basta dirigersi alla scogliera per capire subito che il legame dell'industria di Durban con il mare non è morto, è semplicemente cambiato. Questo è il porto di Durban. New Jack e io stiamo per mostrarvi una panoramica del più indaffarato porto di tutta l'Africa. Quasi due terzi dei carichi di container del Sudafrica passano da Durban e il suo molo comprende 57 ormeggi, più di 300 km di ferrovia e quasi 9 ettari di acque e gestisce 31 milioni di tonnellate di materie prime ogni anno. Questi numeri ci confondono e basta. Un modo per contestualizzarli è guardare dal faro l'imponente volume di container. Ogni container misura tra i 6 e i 12 metri, 2x2 o 2x4. 83.000 container passano di qui ogni anno. Quindi, secondo i calcoli, arriva un container ogni 30 secondi, ogni giorno dell'anno, ogni anno. Ci avviciniamo alla banchina. Ci avviciniamo alla banchina. Ci siamo, dovreste vedere l'attracco 55. La nostra meta è Singapore. Li ricevi? Attenzione, vi diamo le coordinate. Confermate? Sì, ricevuto. Durban è davvero un incontro di culture. Una vertiginosa commistione di sapori, suoni, lingue e storia. E come ogni grande città sudafricana, ha il suo particolarissimo spirito. Ma mentre Cape Town, Port Elizabeth e East London hanno sempre guardato al Nord Europa o all'entroterra africano, Durban era concentrata sull'India dell'Est. E Nomalanga è qui per raccontarci la sua magica tradizione. Nel 1860 Durban era il cuore della nuova colonia. Gli inglesi avevano annesso la Repubblica Boera di Natal 20 anni prima e gli Zulu erano stati allontanati verso nord. I nuovi coloni allora ripulirono migliaia di ettari di foresta per fare spazio a piantagioni di canna da zucchero. Infatti il Natal stava per diventare una gigantesca industria di zucchero, ma c'era un problema. La manodopera era difficile da trovare. La manovalanza dei bianchi scarseggiava ed era costosa e i neri non erano legati alla logica del guadagno e in più avevano ancora le loro terre. Così gli inglesi si rivolsero al gioiello del loro impero coloniale, l'India. I primi operai indiani arrivarono sulle nostre spiagge nel novembre del 1860 e continuarono per i successivi 51 anni.
Quelli che venivano qui erano lavoratori a rischio. Avevano una sorta di contratto per un periodo determinato, di solito 5 anni. Sebbene ricevessero una paga e avessero una sorta di protezione legale, spesso venivano trattati come schiavi. Nonostante fosse illegale, lavoravano 18 ore al giorno, specialmente quando la stagione della semina si sovrapponeva a quella del raccolto. I lavoratori erano malnutriti e facevano orari estenuanti. Ma quando cominciarono a trovare dei punti di appoggio sul suolo africano, anche la loro cultura cominciò ad attecchire. Considerate che nel 1906 c'erano 100.000 indiani nel Natal, mentre la popolazione bianca era di 96.000. Era solo una questione di tempo prima che abbandonassero le piantagioni per crearsi un'economia propria. Gli operai arrivavano principalmente da 2 regioni dell'India, Uttar Pradesh e Bihar. Come molti indiani sudafricani, portarono la loro cultura. Molti altri connazionali li seguirono da tutto il subcontinente. Mercanti e professionisti si riversarono in Sudafrica. Oggi questa diaspora è evidente in ogni angolo di Durban. Questo è il mercato di Victoria Street e qui si può trovare veramente di tutto. Possiamo vedere la varietà di culture che sono passate attraverso i nostri porti. L'aria è pregna di questo intenso profumo di spezie e incenso. Cosa le posso servire oggi? Vorrei del curry per un piatto vegetariano. Me ne dà un po'? Ok. Medio, dolce o piccante? Mi piace piccante. Ok. È molto piccante? Sì, è molto piccante. Allora va bene. Ok. Ci metto un po' di garam masala. Ok. Questo è cumino. Sì. Questo è coriandolo. Curcuma. Curcuma. Queste sono foglie di curry. Fantastico, è buonissimo. Cosa ci mette? È anice. Giusto, è anice. È il mio tocco speciale. Con questo si può cucinare qualsiasi cosa. Il pollo, il pesce, le verdure, il biryani, lo stufato. Quello che si vuole mangiare può essere condito con questo. Le do anche la mia ricetta. Fantastico. Le consiglio di provarlo su tanti cibi diversi. Il mio compito è mescolare bene le spezie per ottenere il sapore perfetto. Grazie mille. Di nulla. Torni quando vuole. Da una prospettiva moderna, è facile dimenticare che il concetto di diritto umano è relativamente nuovo. Lavoratori a rischio avevano dalla loro pochi esponenti che potessero combattere il sistema, fino a che arrivò un certo avvocato a Durban nel 1893. Il suo nome era Mohandas Gandhi. Il Gandhi che scese dalla nave nel 1893 era completamente diverso dalla figura che divenne familiare per noi dal 1940. Quando arrivò la prima volta in Africa da Londra, aveva 24 anni ed era un avvocato. Un individuo comune dell'impero britannico in giacca e cravatta, ambizioso e pronto a fronteggiare una causa per conto dello studio legale che lo aveva spedito qui. Non aveva assolutamente idea dell'entità dell'ingiustizia che la gente africana e indiana subiva qui. Ma la cosa sarebbe cambiata, e cambiò. La politica di Mohandas Gandhi ha cambiato la vita di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. La storia del violento scontro di Gandhi con il razzismo in Sudafrica è ben nota.
Comprò un biglietto di prima classe per Pretoria, ma a bordo del treno un passeggero razzista si rifiutò di condividere la carrozza con lui perché era indiano. Gandhi fu invitato a spostarsi in terza classe, ma lui non ne volle sapere. Così, in una fredda notte, fu scaricato su una banchina a Pietermaritzburg. Questo avrebbe cambiato la sua coscienza politica per sempre. Quando finalmente arrivò a Pretoria, convocò una riunione con altri indiani e da quella riunione nacque un movimento politico. Gli indiani di Durban implorarono Gandhi di restare e combattere con loro contro l'ingiustizia sociale in Sudafrica. Quello fu l'inizio di una lunga lotta durata 18 anni, durante la quale affrontò l'abuso, la discriminazione razziale e persino un linciaggio per essersi messo contro le politiche razziali del Sudafrica. Il legame di Durban con Gandhi è molto più che storico, è anche personale. E la persona che sono venuta a trovare ne è una testimone. Ila Gandhi è sua nipote e ha vissuto tutta la vita qui a Durban. Noi conosciamo Gandhi come il grande Mahatma, una figura simbolica del XX secolo, ma tu lo conosci in un modo molto più intimo. Sì, avevo 7 anni quando l'ho incontrato per la prima volta. Io e la mia famiglia ci recammo in India e trascorremmo circa 3 mesi da lui, nel suo ashram. Abbiamo vissuto con lui. Quelli sono senza ombra di dubbio i ricordi più preziosi che ho di mio nonno. Cosa facevate insieme? Ci raccontava delle storie. Parlava con noi, era molto premuroso. E pensare che tutto ciò accadeva nel 1947, uno dei periodi più cruciali della storia dell'India. Ma lui aveva sempre tempo per noi bambini. Quando eri una bambina lo vedevi semplicemente come un nonno, ma più tardi le sue idee devono aver avuto molto più significato per te. Penso che per me Mahatma Gandhi sia stato sempre non solo un nonno, ma un'ispirazione, un modello da seguire. Le cose più importanti nella vita le ho imparate da lui. La compassione, l'amore per il genere umano, per il mondo. Vedere il buono in tutti e non solo in poche persone. L'episodio più famoso fu quello in cui Gandhi venne gettato fuori dal treno, ma ce ne sono altri che contribuirono a formare la sua coscienza politica. Era molto influenzato dal suo status. Faceva parte di una classe media in India. Era stato a Londra e aveva avuto modo di imparare l'etichetta inglese e cose simili. Per un certo periodo credeva di dover vivere in un determinato posto e doversi vestire di conseguenza. Ma i 21 anni trascorsi in Sudafrica e le esperienze vissute qui lo trasformarono nel tipo di persona che era quando ha lasciato questa terra. Una delle idee che ha ispirato non solo me, ma tutto il mondo, è la famosa frase «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo». Nel 1940, dopo 18 anni in Sudafrica, Gandhi tornò finalmente in India. Jan Smuts fu felice di vederlo partire e disse «Il santo se n'è andato dalle nostre spiagge, spero per sempre». Il desiderio di Smuts si realizzò. Gandhi non tornò mai più, ma l'eredità della non violenza restò, prendendo piede nella psicologia della lotta per la resistenza nera. Alcuni si sono chiesti se la politica della non violenza abbia contribuito alla liberazione del Sudafrica, dato che i movimenti di liberazione ritornarono alle battaglie armate nel 1961. Ad ogni modo è indiscutibile che l'azione di Gandhi qui e il trionfo del colonialismo in India costituirono un momento importante per i movimenti indipendentisti, non soltanto in Africa, ma nel mondo intero. Secoli prima che gli indiani arrivassero in Africa, un altro notevole gruppo di commercianti e pionieri fece di queste spiagge la sua casa.
Uno dei beni più preziosi era il ferro. E Gavin si è rimboccato le maniche per sperimentare come gli Zulu estraessero questo prezioso metallo. Qui la gente ha utilizzato le risorse della baia per secoli. I colonizzatori europei trovarono delle trappole per pesci nei primi del 1800 e dei reperti archeologici mostrano che pescavano già nel 600 a.C. Si racconta che nella metà del 1700 ci fossero 4 capi tribù attorno alla baia. Le relazioni commerciali fra capi tribù sembra che includessero lo scambio di pesce per lance di ferro. Gli artigiani dell'età del ferro capirono che dovevano utilizzare il carbone derivato da legno duro di alberi come il tambuti o l'olivo selvatico e il legno ferroso. Servivano 4 parti di carbone per una di ferro, così le fornaci venivano fatte in zone ricche di alberi. Per produrre il ferro serve una fornace, del minerale ferroso e del combustibile di buona qualità. Sono qui con un maestro della fusione, Shadrach Chirikure, e proveremo a produrre ferro come nell'antichità. Abbiamo anche alcuni attrezzi moderni che dovrebbero facilitare le cose. Ehi, finalmente! Ho quasi finito. Lo sai, io non sono mai in ritardo. Sono gli altri che mi fanno fare tardi. Come va qui? Sto modellando la fornace secondo il modello Zulu. È un ovale di circa 50 cm di profondità e 60 di larghezza. Allora forse puoi provare con questo e vediamo... Sì, esatto. Il tubo del soffietto andrà qui e poi lo useremo in questo modo. Ok. E lì c'è la materia prima. Vuoi vedere questi pezzi? Va bene. Ma ti sei messo a spaccarli di notte? Bravo, ottima scelta e buon materiale. Sì, è piuttosto buono. Secondo te devono essere più piccoli? Beh, sì. Penso che rompendoli ancora una volta, la misura sarà perfetta. Li spacchiamo a metà? Sì. Ok, quindi ora abbiamo tutto. Abbiamo i soffietti, la carbonella, la materia prima e il buco. Questa è una fornace molto semplice. Altrove in Sudafrica troviamo fornaci molto più complesse a forma di donna gravida. Nel mondo Zulu il ferro ricordava una sorta di flusso mestruale della terra. Quanto carbone ci serve per ottenere del buon ferro? Perché? Sei già stanco? No, mi sto divertendo. Ok, così vanno bene. Questo è un procedimento molto diverso da quello moderno. Oggi le fornaci sono molto diverse. Perché non accendiamo il fuoco e ci mettiamo al lavoro? Sì. Ovviamente, accendere un fuoco nel XVII secolo non era così facile come lo è ora per te. Il ferro era una risorsa chiave per i contadini sudafricani precoloniali, tanto che gli archeologi chiamarono questo periodo l'età del ferro. Cominciamo? Quando pensiamo al ferro, pensiamo alle lance, ma gran parte di esso veniva usato per la produzione di tubi. Senza i tubi di ferro, i contadini non avrebbero potuto coltivare le terre aride ed espandersi verso l'Africa subsahariana. È possibile che la ricerca del ferro abbia contribuito a questa espansione. Gli estrattori di ferro arrivarono in questa regione circa 1700 anni fa, portando uno stile di vita estremamente nuovo, che comprendeva insediamenti permanenti, coltivazione del grano e allevamento di animali, metallurgia e naturalmente il linguaggio bantu. A che temperatura arriva? Arriva a circa 1300 gradi? A volte, ma potrebbero bastare anche solo 1200 gradi. Deve essere estenuante fare questa cosa per 3 ore. Tutte le informazioni etnografiche e storiche indicano che ci fossero delle squadre di uomini per farlo. Sì, è verissimo. Sembra che ci fossero molte persone ad aiutare. Alcune bevevano birra. Altre incitavano quelli alle prese con il soffietto. Si sostenevano a vicenda. Sì. È anche un lavoro rischioso. Sì. Pericolose scintille volano dappertutto. E il calore. Il calore è incredibile. E la fornace è caricata solamente a metà.
Beh, devo dedurre che sei stanco. Sì, forse. Ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. Dov'è il mio uomo di supporto? Abbiamo tutti gli elementi qui. Terra, fuoco e ora pioggia. Speriamo che il vento si tenga alla larga. Sì, a Durban queste cose non le puoi trascurare. Ma sì, penso che il fuoco sia giusto. Ora, quindi, quello che dobbiamo fare è iniziare a prendere i minerali. Il processo comincia. Quello che faremo è una semplice... separazione. Sì, quindi dobbiamo mettere uno strato di minerale e poi coprire con un po' di carbonella. Quindi facciamo degli strati alternati con il carbone. Sì, sfortunatamente ci serve più di una soffiata per mantenere questa condizione. Sai, abbiamo tutti gli ingredienti. Questo è il crogiolo, quindi vediamo che cosa otterremo alla fine. Ok, adesso dobbiamo solo aggiungere la carbonella, così. Attento che scotta. Così. Che cosa sta succedendo? Non si fonde. No, non si fonde. La ragione è che questo è un processo diretto per produrre ferro. In altre parole, da qui otteniamo già del ferro utilizzabile. Non c'è bisogno di fonderlo. Quello che succede è che le impurità si sciolgono e poi si combinano per formare delle scorie, che sono una sorta di materiale di scarto, tipo quelli che spesso si trovano nei siti archeologici. Stiamo facendo questa cosa da 6 lunghe ore ormai. È il momento di controllare se siamo riusciti nella nostra impresa di estrarre ferro. Ok. Sì. Ci siamo? È fantastico. Ha funzionato. Sì, qualcosa è successo di certo. Di norma troviamo il ferro attaccato a questi blocchi di scorie e il miglior modo per vedere se ce l'abbiamo fatta è dargli delle martellate. Questo è proprio il tipo di materiale di scarto che troveremo in un sito archeologico. Ok, c'è un po' di carbone qui. Gli scarti si sono attaccati intorno. Il carbone è incorporato alle scorie. Riesco a vedere la trasformazione chiaramente. È avvenuta. Sono due prodotti differenti. Abbiamo davvero trasformato del materiale. Ed ecco qui, frammenti di ferro che gli artigiani dell'età del ferro hanno trasformato in tubature, lance e gioielli. Ed era anche una materia prima che poteva essere scambiata con le comunità vicine. Allontaniamoci da qui prima di inzupparci. Sì, è meglio andare. Gli squali sono molto rari e quelli mortali lo sono ancora di più. In tutto abbiamo forse 10 attacchi mortali all'anno in tutto il mondo. E quando pensiamo ai milioni di persone che nuotano in questi mari ogni anno, le probabilità sembrano ancora più scarse. Infatti muore più gente a causa di incidenti con il tostapane, a causa di una scala o anche schiacciati da un pianoforte piuttosto che per un attacco degli squali. Ma questo ci spaventa davvero più di ogni altro pericolo e quando gli attacchi avvengono in rapida successione può generarsi una psicosi collettiva. Una delle peggiori aggressioni divenne famosa col nome di Dicembre Nero. 5 bagnanti vennero uccisi in 5 mesi, tra il dicembre del 1957 e l'aprile del 1958. Forse una tragedia dovuta all'industria baleniera che trasportava carcasse di balena in lungo e in largo per la spiaggia, insaporendo le acque di una delle spiagge turistiche più popolari di Durban. La protesta pubblica fu massiccia. Fu chiamata la Marina ad occuparsi dell'uccisione degli squali al largo, ma urgeva una soluzione più a lungo termine. Così nacque la Commissione per le misure antisqualo. Oggi questa istituzione è nota come la Commissione antisqualo di Natal. Le reti sono diventate un'istituzione a Durban. Ma come funzionano?
Queste reti non sono proprio il massimo, ma la commissione antisqualo sta facendo del suo meglio per minimizzare l'impatto su altre specie. Le reti sono controllate 19 volte al mese e ogni animale innocuo rimasto intrappolato viene liberato. È quello che stanno facendo adesso. Le stanno controllando per vedere se qualcosa è rimasto intrappolato. Le reti per gli squali sono posizionate parallelamente alla spiaggia, ma non formano un'unica rete continua. C'è una rete e poi un'altra posizionata vicino, ma sfalsata, poi un'altra rete e poi ancora un'altra. Quindi quasi si sovrappongono, ma lasciano degli spazi vuoti longitudinalmente, ricoprendo comunque l'intera linea della spiaggia. E le reti, sebbene siano assicurate a queste boe, hanno delle zavorre e non arrivano fino al fondale. Sono sospese a mezz'acqua. Osservate la maglia di cui sono composte, dei quadrati di grosse dimensioni. La misura è studiata in modo che i pesci piccoli e gli animali non considerati una minaccia possano passare. Solo gli squali di grosse dimensioni restano intrappolati nella rete. Funzionano da schermo per bloccare gli squali pericolosi affinché la commissione possa venire a catturarli. Ci siamo quasi. Sempre avanti. Lo squalo rimane un simbolo di questa costa. Ma 80 anni fa fu un altro animale a monopolizzare i titoli dei giornali. La cosa andò avanti fino a creare una leggenda che viene raccontata ancora oggi. Molta gente è sorpresa di scoprire che l'animale più pericoloso del Sudafrica non è lo squalo bianco o il coccodrillo e nemmeno il leone. In realtà sembra che sia l'ippopotamo. Ogni anno in Africa fanno più vittime gli ippopotami che gli altri tre predatori messi insieme. E non è perché ce l'abbiano particolarmente con gli esseri umani, ma perché gli umani li trattano in modo sbagliato, a causa della loro ignoranza. Gli ippopotami sono territoriali e possono spostarsi in modo incredibilmente veloce per brevi distanze. Ma la nostra non è una storia di ippopotami centometristi. L'ippopotamo di cui parleremo oggi viaggiò per una distanza considerevole, tanto da divenire una celebrità internazionale. Il viaggio cominciò a Santa Lucia, 200 chilometri a nord da qui, nel novembre del 1928, quando un ippopotamo solitario decise per motivi sconosciuti di esplorare il mondo. Ne conseguì un'escursione epica di 1600 chilometri, finita sui giornali di tutto il mondo. Verso la fine di novembre, il Natal Mercury scrisse che un ippopotamo selvaggio era stato avvistato in una piantagione di canna da zucchero vicino a Stanger. Ben presto i media gli diedero un nome, Hubert. Nel 1929 i sintomi della Grande Depressione colpirono il Sudafrica, ma il crollo vertiginoso dei prezzi non costituiva una minaccia per Hubert, che si tuffava nella riserva naturale di Umlanga. Sfortunatamente, la sua pace e la sua quiete non durarono molto. Le autorità locali decisero che Hubert dovesse essere trasportato allo zoo di Johannesburg. A Hubert non piacque l'idea e così si incamminò verso sud. Ad aprile raggiunse Durban e approdò rovinosamente sulla spiaggia. Attraversò un campo da golf e fece un'apparizione ad un party esclusivo al Durban Country Club, terrorizzando gli invitati stupefatti. Nel 1939, Hubert era diventato una star. La sua fama gli salvò letteralmente la vita. Il re d'Inghilterra lo dichiarò intoccabile, vietandone la caccia. E mentre vagava per il sud, la sua reputazione cresceva. Mentre percorreva il Capo Orientale, degli autori Zulu e Xhosa scrissero canzoni in suo onore. Nel marzo del 1931, dopo aver vagato per oltre 15.000 chilometri in circa 2 anni e mezzo, Hubert arrivò a East London. Ma quella sarebbe stata la sua ultima tappa. Nonostante fosse l'ippopotamo più famoso del mondo, un gruppo di contadini gli sparò lungo il fiume Katiskama. La sua morte fu vista come un oltraggio e la notizia fu riportata persino dal Time Magazine. Gli assassini furono multati di 25 pound ciascuno e condannati dai cronisti. Ma un'altra sorpresa era in serbo e quando il personale del museo recuperò il corpo di Hubert per conservarlo, scoprì che in realtà Hubert era Uberta. Oggi il nome di Uberta sopravvive ancora in tutta la costa est. Ma la questione rimane. Fu lei da sola a ricoprire quella distanza o furono coinvolti più ippopotami?
Dovremmo sospettare uno scherzo circa un suo avvistamento a Durban nel 1930, dato che era il giorno del pesce d'aprile. Forse non sapremo mai la verità, però mi piace immaginare che la storia dell'ippopotamo girovago che popola i ricordi della mia infanzia sia realmente avvenuta. Miti e leggende abbondano lungo questa costa e il trascorrere del tempo ha in qualche modo confuso fatti reali e finzioni. Ma c'è un nome che troneggia su queste spiagge, che unisce aspri fatti storici e leggenda, ed è quello di Shaka, il re degli Zulu. Questa è la rocca di Shaka. E la leggenda dice che Shaka, proprio da questa roccia, gettò i suoi nemici in mare. Esattamente da qui. Probabilmente non è vero, ma è il motivo per cui questo posto si chiama così, Shaka's Rock. C'è una storia che è stata raccontata forse milioni di volte, secondo cui Shaka uccise un leopardo con una sola mano. Quando tornò con il leopardo, c'era un'intera folla ad attenderlo, tra cui una giovane donna di nome Pampatas, di soli 14 anni, che guardò questo giovane uomo di 19 anni con grande ammirazione. E si disse, quest'uomo diventerà il più grande capo dei nostri tempi e io dedicherò la mia vita a lui. Quando il capo dei Metwa fu ucciso, suo figlio Dingiswayo prese il suo posto. E Shaka divenne rapidamente il miglior guerriero di Dingiswayo. Fu una figura innovativa. Mise da parte la lancia lunga, detta assegai, e introdusse la lancia corta. Disse ai suoi uomini di smettere di usare i sandali per essere più agili e veloci. Inventò moltissime formazioni d'attacco. Shaka fu il genio militare del suo tempo. Intorno al 1807, Senzang Hakona decise di visitare il villaggio di Dingiswayo per cercare moglie. Probabilmente non vedeva suo figlio da almeno 20 anni. Perciò quella sera Dingiswayo organizzò uno spettacolo di danza per il capo Zulu. Fu molto sorpreso quando si ritrovò davanti questo giovane uomo dal fisico possente che danzava e riconobbe Shaka, suo figlio. Quella notte Shaka fece una cosa bizzarra. Si arrampicò sulla capanna di suo padre e da lì si lavò con medicamenti tradizionali. E suo padre rimase impietrito. Cosa significava quel gesto? Senzang Hakona partì l'indomani, ma mentre tornava a casa ebbe un attacco di cuore. Così Shaka divenne il capo degli Zulu. La prima cosa che fece fu attaccare la tribù degli Alangeni, perché avevano maltrattato sua madre. Subito dopo questo episodio, Dingiswayo fu ucciso. Shaka si mise al comando di tutte le forze di Metwa e sconfisse Ndundwe. All'improvviso, Shaka si ritrovò ad essere il capo indiscusso dell'intera regione. Ad uno incorporava clan al popolo degli Zulu, a volte con la forza e a volte con la persuasione. Era un uomo molto violento talvolta, sebbene molte storie che si raccontano non siano vere. Ma quando sua madre morì e Nandi morì, perdonò molti suoi nemici. La sua fama di violento era echeggiata attraverso l'intero Sudafrica, fino a Highveld. Era conosciuto come Infakane. Fu un periodo molto duro per il Sudafrica. I modi violenti di Shaka gli valsero molti nemici. Nel 1828 l'inevitabile accadde e i suoi due fratelli, Dingana e Malangana, lo uccisero all'interno del villaggio. Lanciarono il suo corpo fuori dal recinto in modo che le iene lo divorassero. Ma Pampatas, la donna che lo amava e che dedicò la sua vita a lui, corse sul posto e fece la guardia al cadavere combattendo tutta la notte contro le iene. La mattina dopo prese una punta di lancia che Shaka portava sempre attorno al collo e corse a massacrare i suoi assassini. Quando i guerrieri la raggiunsero e la catturarono, lei le affrontò. Prese la sua piccola punta di lancia e si ferì al cuore urlando: «Oh Shaka!»
La tranquillità e l'affluenza di queste spiagge nascondono una storia di conflitti. Mentre ci spostiamo a nord, verso la foce del fiume Tugela, il campo di battaglia del XIX secolo si rivela in terre in cui gli Zulu, i britannici e i Boeri combatterono per la supremazia. A soli 10 chilometri dal luogo della battaglia di Ungundluwu, Eleanor è arrivata alla riserva naturale di Umlalasi, dove un ecosistema unico ci dà un indizio di un tempo esistito prima della storia, prima dell'essere umano, dei mammiferi e forse anche prima dei dinosauri. Queste sono mangrovie. Anche se non sembra, siamo su una spiaggia, con un fango denso e il mare a due passi. Sembra davvero una vegetazione di mangrovie preistorica. È come vi aspettereste di vedere la costa centinaia di milioni di anni fa, quando il continente doveva ancora assumere la sua forma attuale. Sembra un paesaggio sterile, ma in realtà pullula di vita. Questi alberi possono far cadere 4 tonnellate di foglie ogni anno. E sono 4 tonnellate di nutrimento per la catena alimentare dell'estuario. Se guardate da vicino, potete vedere un intero ecosistema fatto di terreno fertile e di sostanze nutrienti. La terra delle mangrovie è anche la terra dei granchi. Qua giù il granchio violinista e il sesamed la fanno da padroni. Cercano nel fango cose commestibili e materia organica. Il granchio violinista è chiamato così per le sue grandi chele. Con un bel po' di immaginazione può sembrare che stia suonando un violino, ma la musica è l'ultima cosa che passa per la testa di questi animaletti. Infatti, spesso sembra che due rivali siano coinvolti in una rissa mentre usano queste chele giganti per mostrarsi alle femmine e allo stesso tempo colpire l'antagonista sulla testa. Questi granchi sono particolarmente difficili da avvicinare. Sono molto sensibili alle vibrazioni. Riescono persino ad avvertire una foglia che cade sul fango. Come potete vedere, non c'è neanche una foglia qua attorno. Questo perché appena una foglia tocca il terreno, la corsa inizia. Spero di vedere questa scena, ma devo restare immobile in modo che non avvertano i miei passi. Non riesco ancora a vedere niente. È fantastico. Le mangrovie creano un'atmosfera ultraterrena che sta a metà tra la terra e il mare, tra la storia antica e il presente. Ma proprio quando si è sicuri di aver familiarizzato con questi ambienti marini nel XXI secolo, ti ritrovi questi esseri, i saltafango. Sembrano uscire da Jurassic Park, o più precisamente dal periodo devoniano, circa 80 milioni di anni fa, prima del Giurassico. O 350 milioni di anni fa, quando si pensa che il primo pesce possa aver strisciato fino alla terraferma. Probabilmente non lo fecero di spontanea volontà, il loro habitat stava morendo e le loro paludi si restringevano. Dovevano adattarsi, spostarsi sulla terraferma e respirare aria, oppure andare incontro all'estinzione. Tutte le specie cresciute sulla Terra, compresi noi, sono il prodotto di quella crisi evoluzionistica. Ma qui, nelle paludi di mangrovie, i saltafango si sono evoluti in un modo molto particolare. Hanno risolto il problema di doversi spostare sulla terraferma e respirare, riuscendo a conservare la loro acquaticità. I saltafango hanno sviluppato pinne pettorali e delle rudimentali zampe anteriori che permettono loro di spingersi fuori dal fango come se stessero camminando. Le pinne posteriori hanno una sorta di ventosa che gli permette di attaccarsi fermamente alle mangrovie e alle radici.
Il loro nome latino è periophthalmi, che significa occhi tondi. I loro occhi si trovano in cima alla testa e, come quelli dei camaleonti, possono girare indipendentemente, permettendo una visuale a 360 gradi per catturare le loro prede, come insetti e piccoli crostacei. Ma l'adattamento più importante dei saltafango è il sistema respiratorio, grazie a una larga cavità sulla testa che viene riempita di aria o acqua. Finché il tessuto di questa cavità resta umido, può assorbire ossigeno dall'aria e funzionare come un primitivo polmone. Si potrebbe quasi dire che respirino attraverso la pelle e, quando il tessuto si secca troppo, i saltafango si rituffano in acqua. Abbiamo raggiunto la foce del fiume Ullalasi. Ancora una volta abbiamo potuto ammirare una spiaggia ricca di biodiversità e allo stesso tempo pregna di storia dell'umanità. Ma questo ci ha anche avvicinati al nostro traguardo, l'angolo nord-est della nostra mappa e la fine del nostro viaggio. E promette di essere un finale con i fiocchi. Nomalanga esplorerà i vecchi territori di caccia dell'uomo e ci parlerà degli idrovolanti che volarono verso la Germania durante il periodo più oscuro della Seconda Guerra Mondiale, mentre la biologa marina Eleanor assisterà alla lotta per la sopravvivenza delle tartarughe. Adesso sta tornando in acqua. L'archeologo Gavin scoprirà un modo più sostenibile di catturare il pesce. Mancato! E io e New Jack ci rilasseremo il più possibile, godendoci in tutto e per tutto questa festa per gli occhi che non avremmo mai sognato essere più bella nella sua complessità. Per cui non mancate a quella che sarà un'ultima passeggiata sul red carpet della nostra costa e al gran finale di quella che è stata un'escursione unica lungo le spiagge del Sudafrica.